Do il benvenuto a tutti, alle autorità, al sottosegretario, è una sorpresa, non l'abbiamo accolta con gli onori che competono alla sua figura, gli onori militari in un giorno importante come il 4 novembre, ma è soltanto perché non eravamo pronti per... ma l'abbiamo accolta con semplicità, con estrema genuinità. Agli onorevoli, a senatori, a tutte le autorità presenti, all'autorità ecclesiastica, al nostro Vescovo Di Pietro, al magnifico Rettore, al Questore, ai colleghi delle altre Forze Armate, tutti. Oggi è la festa delle Forze Armate, per me è la 50ª. Probabilmente queste cose vanno fatte più spesso. Questi sono gli uomini che hanno spinto anche noi, parlo forse a nome anche dei miei colleghi, ad essere qui a prendere in mano anche la vita politica dei nostri paesi, delle nostre nazioni. Nessuno di noi avrebbe detto, io non avrei mai detto di diventare sottosegretario, non aspiravo a diventare sottosegretario o parlamentare. All'improvviso io ho ancora i miti da piccolo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e Dava Chiesa è uno di questi che mi faceva ragionare sul ma se l'hanno fatto loro, che interessi avevano, perché lo facevano, perché combattevano per il loro paese, non avevano niente in cambio, avevano tutti contro e addirittura sono morti perché difendevano il loro paese, non per interessi personali. Sarà difficile forse da far passare, difficile da credere, ma ripeto, non avevo nessun interesse a diventare sottosegretario e questi uomini mi hanno dato a un certo punto quella spinta, quella voglia di dire vabbè, io devo fare qualcosa. Mi sentivo in difetto, io sono stati capaci di farmi sentire in difetto e quindi loro l'hanno fatto e tu non fai niente, ti lamenti, parli, continui, perché poi mi lamentavo sempre, ero sempre lì a lamentarmi, non funziona questo, non funziona quest'altro, non funziona. Loro invece di lamentarsi si sono messi in prima persona, sono andati contro tutti e sono morti per noi. Quindi questi sono esempi che devono continuare perché molti giovani purtroppo neanche li conoscono più, questi personaggi che hanno cambiato la nostra vita, la nostra storia. Quindi grazie per queste manifestazioni e per queste rappresentazioni di questi uomini, perché servono a tutti noi. Grazie al generale che ogni volta mi emoziona con le sue parole. Non potevamo coronare meglio questa giornata del 4 novembre, la celebrazione in piazza e questo momento di ricordo per la Chiesa. È un onore per me essere la madrina, perché oltre ad essere il generale dei carabinieri che tutti hanno conosciuto, evidentemente è il prefetto e quindi si è fregiato del mio stesso incarico, rispetto al quale evidentemente io ho l'emozione di poter portare avanti quelli che sono i suoi ideali. Certamente non sono all'altezza del prefetto della Chiesa, però cerco evidentemente di averlo come punto di riferimento importante nella battaglia quotidiana e in quella che è l'affermazione dei principi fondamentali che noi ogni giorno cerchiamo di portare avanti, come detto dal generale, coinvolgendo i ragazzi. Non c'è manifestazione in cui tutte le forze dell'ordine non cerchino di coinvolgere gli istituti scolastici, le scuole, i ragazzi. Poi ci sono degli interventi vari sul servizio e quello che è importante poi è girando.